Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In Abruzzo il fenomeno dell'usura si sta aggravando e il debito medio a famiglia è di circa 17.000 euro. Federconsumatori ha deciso di mettere a servizio dei cittadini abruzzesi con problemi debitori un legale specializzato a comporre il sovraindebitamento. Il servizio è curato per noi da Tania Bonici Castelli. Le famiglie abruzzesi sono indebitate mediamente per un importo di circa 17.000 euro, numeri in crescita secondo Federconsumatori che vedono in cima alla lista Pescara con quasi 3 miliardi di esposizione, Chieti e a seguire Teramo. Aumentano i mutui per l'acquisto di una casa, prestiti personali e fidi sui conti correnti. Un sovraindebitamento che per qualcuno non è più sostenibile e sono in molti a rivolgersi agli usurai o a fare gesti estremi contro la propria vita. La buona notizia è che esiste una legge, che in pochi conoscono, che permette la composizione delle crisi da indebitamento secondo le proprie disponibilità. Per questo Federconsumatori mette a disposizione nelle sue sedi in Abruzzo un legale competente a servizio dei cittadini con problemi debitori. Quelle del sovraindebitamento in particolare ci ha interessati perché qualcuno si è già rivolto da noi e oltre a quelle nozioni così un pochino generiche non eravamo in grado di dare informazioni più precise, soprattutto per quanto riguarda i costi. Diciamo, questo aspetto purtroppo non è indifferente per il semplice motivo che si rivolge da noi e proprio perché non hanno più risorse da spendere altrove. Adesso abbiamo trovato appunto questa professionista, avvocato Anna Di Russo, che si è specializzata nell'argomento e quindi pensiamo di poter essere molto più utili. Io consiglio a tutti i cittadini che si trovano in una situazione debitoria di recarsi dai soggetti competenti per chiedere informazioni su questa legge, perché questa legge è poco conosciuta, però dà diverse possibilità di potersi liberare da una situazione debitoria pesante pagando quello che è nelle proprie possibilità. Quindi non bisogna rivolgersi agli usurai. No, assolutamente no, ma soprattutto non bisogna neanche disperare, perché c'è questa possibilità e io sto verificando anche nell'ambito della mia professione che tante persone a cui lo propongo aprono gli occhi sbalorditi, non ne sanno nulla, perché poi abbiamo avuto veramente dei casi di persone che prese dalla disperazione hanno fatto il gesto estremo e invece questa legge è nata proprio con l'intento di eliminare questi casi limiti, quindi io dico alle persone: se vi trovate in una situazione debitoria chiedete, informatevi, perché sicuramente si trova una strada. Una voragine profonda, circa 3 metri, si è aperta nella nottata in pieno centro a Chieti, in via Asinio Erio. Solo la fortuna ha voluto che un'auto che transitava sulla strada in quel momento non subisse particolari danni. Strada chiusa e disagi al traffico veicolare. Il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, si è aperta questa voragine la notte scorsa, è stata sfiorata anche una tragedia, fortunatamente non ci sono stati problemi e feriti, questa è la cosa più importante al di là di tutto. Ho saputo stamattina che nello scavo c'è caduta dentro una macchina, che fortunatamente né le persone che stavano dentro la macchina né la macchina si sono avuto questi problemi. Stamattina alle 5 sono arrivato, abbiamo cercato prima di coordinare il traffico veicolare, quello scolastico in modo particolare che doveva arrivare da tutta la provincia di Chieti, era quello di Pescara, abbiamo deviato il flusso dei pullman. Il problema è serio, stiamo verificando sia le strutture di poggie sottoterra, perché qua
già c'è stato un intervento di consolidamento sotto ingegno civile, abbiamo visto quelle che sono le infrastrutture superficiali, fogna, acqua, quelli che sono i problemi, adesso vorremmo chiudere per riaprire al traffico leggero in giornata e poi tenere sotto controllo per 2 giorni la struttura e riaprire. Dico che per questo tratto di strada io ho richiesto espressamente 2 anni fa e l'anno scorso ripetutamente alla Regione Abruzzo i residui di un finanziamento per Chieti da consolidare che ammontano a circa 1 milione di euro. Spero che adesso, di fronte a quello che sta succedendo, la Regione si sbrighi e acceleri e ci dia questo finanziamento. Nuovo sopralluogo stamani della polizia di Lanciano sull'esplosione di un ordigno piazzato da ignoti all'ingresso del bar Tabacchi Amaranto a Villa Scorciosa, popolosa frazione di Fossa Cesia. La bomba è esplosa ieri sera attorno alle 10:40. La deflagrazione avvertita a chilometri di distanza ha danneggiato l'ingresso del locale e rotto i vetri di una abitazione prospiciente che è disabitata. Il servizio. E allora mamma mi sta un botto forte. Forte, perché stiamo proprio sopra. Una forte deflagrazione saracinesca in parte divelta, vetri infranti, un boato che è stato avvertito distintamente in tutta la contrada. Fortunatamente non si contano feriti. Un episodio inquietante, quello che si è verificato martedì sera alle 21:35 al bar Amaranto di Fossa Cesia, in contrada Villa Scorciosa. Ignoti hanno piazzato un potente ordigno davanti alla porta del locale tra la vetrina e la saracinesca in ferro. Poi la forte esplosione, con i detriti che hanno raggiunto addirittura le case vicine. L'onda d'urto ha mandato in frantumi i vetri delle abitazioni confinanti. Il bar, di proprietà di Maria Assunta Staniscia, residente a Guastameroli di Frisa, esercizio tranquillo che mai aveva avuto problemi, era chiuso da poco più di un'ora e proprio la titolare è stata raggiunta telefonicamente dai vicini. Immediatamente si è portata sul posto. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Lanciano e la polizia scientifica. Secondo quanto raccontato dai titolari, non ci sono mai stati problemi o minacce. Poche settimane fa un episodio simile era accaduto al bar poker di Atessa. Chiaramente non se l'aspettava nessuno una cosa del genere in un centro. Assolutamente no. Persone tranquille, il paese è tranquillo, quindi qualcosa proprio di spaventoso. Conseguenze strutturali, ma meno male che a persone e Anche perché qua c'è sempre gente che viene a prendere le sigarette, gente che passa, poi alle 9:30 non è un orario comunque. Lei ha sentito qualcosa? Sentito? Sì, stavamo in chiesa, c'era un gruppo di preghiera in chiesa. Cosa avete sentito? Sto botto fortissimo, e siamo tutti alzati, insomma, e siamo venuti a vedere. E c'era sto fumo, però è stato bruttissimo. Locale completamente... Sì, distrutto, disastro. Sì, sì. Però qui sempre tutto tranquillo, la norma è quella, insomma. Sì, sì. Questo paesino proprio si sta benissimo, divinamente, mo ieri sera è successo questa cosa che ha sconvolto un po' tutti. E ora ci spostiamo all'Aquila, si indaga sul contenuto della lettera anonima con minacce di morte ad un dipendente dell'ASM per cercare di individuarne il mittente. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Il servizio di Daniela Rosone. Gli inquirenti sono al lavoro per capire l'origine della lettera di minacce che è stata recapitata al dipendente dell'SM Fabio Ianni. Una lettera con minacce di morte chiare. Il destinatario è Fabio Ianni, responsabile del servizio macerie e igiene urbana dell'SM. Un articolo di giornale con la lettera che riportava la notizia dell'uccisione di un collaboratore di giustizia legato all'Andrangheta, Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello del pentito Girolamo, ammazzato nel dicembre scorso a Pesaro, accompagnata dalla scritta «Fabio Ianni deve fare la stessa fine». Questo è il contenuto della lettera anonima che ora ovviamente è al vaglio delle forze dell'ordine. A questa il dipendente dell'SM si è rivolto per sporgere denuncia subito dopo aver aperto la busta. Una busta che è arrivata con francobollo all'indirizzo dell'azienda nella posta
straordinaria. È la prima volta che un dipendente dell'SM riceve delle minacce di questo tipo. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi al momento, neanche quella della pista interna. Solidarietà a Fabio Ianni è stata espressa dalla funzione pubblica della CGIL, che condanna ogni forma di violenza che mina la serenità personale e familiare di ogni lavoratore. Le gravissime minacce subite dal responsabile del servizio macerie ed igiene urbana dell'SM non devono essere sottovalutate, ha detto invece il responsabile provinciale Piero Peretti. Siamo sicuri che il vigliacco gesto intimidatorio non fermerà l'operato del bravo dirigente, non condizionerà l'attività dell'SM. Vicinanza al funzionario Fabio Ianni anche dai consiglieri d'opposizione del comune dell'Aquila tramite Stefano Palumbo per il vile e deprecabile atto di intimidazione di cui è stato oggetto. Si tratta di un segnale inquietante e inaccettabile che ci indigna e preoccupa, hanno scritto. Il comune di Chieti chiede un'anticipazione di liquidità di 5 milioni di euro a Cassa Depositi e Prestiti. L'assessore Luise spiega il motivo del provvedimento. Critiche invece dal Movimento 5 Stelle. Vediamo. Assessore, vogliamo fare un po' di chiarezza su questa anticipazione di liquidità che ha chiesto il Comune di Chieti a Cassa Depositi e Prestiti, 5 milioni di euro, che però non sono un debito come qualcuno sostiene, così? Assolutamente non sono un debito, lo dice la stessa norma che ha istituito questa misura, che è stata prevista appunto dalla legge di bilancio 2019 per dare respiro alle casse degli enti locali. Non costituisce indebitamento, è solo un'anticipazione di liquidità che consente di anticipare di qualche mese il pagamento di fornitori per debiti liquidi certi ed esigibili, facendo ricorso a uno strumento che ha un tasso di interesse che è molto più basso rispetto a quello che ci farebbe il tesoriere in ipotesi di utilizzo invece dell'anticipazione di tesoreria. È previsto anche un consistente apparato sanzionatorio per chi non dovesse aderire, in quanto nel 2020 ci sarebbe il raddoppio dell'accantonamento a un nuovo fondo che verrà istituito di accantonamento per far fronte ai crediti commerciali, e quindi per evitare anche questo tipo di sanzione è opportuno che questa misura venga messa in campo e venga soprattutto adottata dal nostro comune. La situazione certamente resta una situazione di grosso disagio dal punto di vista economico-finanziario. Ieri abbiamo svolto una commissione bilancio in cui è emerso che, nonostante quello che ripete il sindaco ormai da tempo, cioè che questa situazione appunto di enorme difficoltà è dovuta in larga parte ad una grossa fetta di evasione fiscale, abbiamo visto che i dati, diciamo, relativi alla riscossione dell'ordinario sono in linea con quelli degli altri comuni. Ad esempio, il comune di Chieti, per quanto riguarda la Tari, riscuote circa il 75% del tributo relativo all'anno di riferimento, e questo è un dato che è in linea con tutti quanti gli altri comuni d'Italia. Quindi non ci spieghiamo la ragione, a meno che non dobbiamo andare a ripercorrere, diciamo, ciò che è stato fatto, o meglio che non è stato fatto nel passato, per recuperare quelle che erano somme che il comune di Chieti si portava dietro ed evidentemente si continua a portare dietro da diversi anni a questa parte come residui attivi. Quindi questo pesa effettivamente sul bilancio di un comune come quello di Chieti. Amministrazione comunale al completo a Lanciano per rispondere agli attacchi della minoranza dopo le elezioni regionali perse dal centrosinistra e che vedevano candidati diversi assessori comunali. Pupillo ha affermato con forza di non essere un uomo solo al comando e rimanda al mittente la richiesta di dimissioni. Uniti e compatti, progetti e idee che andranno avanti fino al termine del mandato, il sindaco di Lanciano Mario Pupillo in conferenza stampa e con l'esecutivo al completo insieme a gran parte dei consiglieri di maggioranza risponde così ai recenti attacchi da parte dell'opposizione che aveva parlato di elezioni regionali perse, dunque del centro-sinistra in forte crisi, di debiti fuori bilancio, di una città devastata, testuale, dall'ospedale ai problemi della pista ciclabile di Via del Mare. Il primo cittadino invece rassicura di non essere un uomo solo al comando, ma di far parte invece di un gruppo forte e coeso, determinato a raggiungere ogni obiettivo per rilanciare una città lungimirante e moderna.
E così sulle ultime regionali il sindaco punta il dito contro la minoranza che non ha fatto la scelta di campo, non schierandosi con nessun candidato del territorio. L'ospedale invece ha accolto interventi per 9 milioni di euro. La pista ciclabile, che è a norma, fa parte del progetto di una mobilità lenta, sicura e sostenibile. Parlare insomma di città devastata è argomento strumentale e pretestuoso, quasi un procurato allarme che Pupillo rimanda con forza al mittente. Quello che volevamo ribadire oggi, dopo un periodo di votazioni, di accuse, di invito a dimettermi, possiamo dire che io non sono un uomo solo al comando, anche se questa frase mi ricorda il ciclismo che io adoro. Siamo insieme, siamo compatti, questi 28 mesi saranno la parte finale del nostro mandato e realizzeremo le opere che sono in corso e che sono capaci di cambiare il destino di questa città. Sentire dire della minoranza che questa città l'abbiamo devastata, io risponderei che l'abbiamo presa con il 28% di raccolta differenziata, adesso siamo al 78%. Abbiamo trasformato l'Ecola in una società piccola e diciamo limitata nei suoi compiti, in un esperimento nazionale dove 67 comuni sono associati, e abbiamo fatto opere pubbliche come il corso che ha cambiato il volto di questa città. Abbiamo in corso la via ciclo pedonale di Via del Mare, che difendiamo ideologicamente e che non può essere trasformata in un abuso edilizio. E poi dire che l'ospedale di Lanciano è ai minimi termini per colpa del sindaco, veramente io penso che sia una bugia grossa che tutti coloro che usufruiscono di questo ospedale possano confutare. Lavori di manutenzione e cantieri della ricostruzione, ma anche difficoltà di parcheggi ostacolano la ripresa del commercio nel centro storico dell'Aquila. Vediamo. Fino a 7 mesi fa le aperture di attività commerciali in centro storico, secondo i dati del SUAP del comune, erano state circa 60 in un anno. In questi mesi altre attività hanno aperto, altre hanno dovuto chiudere invece i battenti. Una realtà delle cose che si compensa in un centro storico ancora in ricostruzione. Spesso i sottoservizi, la presenza dei cantieri, le brusche interruzioni di energia e altre difficoltà oggettive su tutti i parcheggi rendono incerta la vita degli esercenti aquilani. Non si può dire che in centro non ci sia commercio ad oggi, ma sono ancora tante le difficoltà e soprattutto a fare ancora la parte del leone sono le attività di intrattenimento, bar, ristoranti o pub. Per gli altri commercianti si arranca ancora. La storia dei due artigiani di Piazza Palazzo, Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio, è indicativa e racconta tanto delle difficoltà del centro. Ai social qualche giorno fa hanno affidato il loro garbato sfogo. La loro sperimentazione in Piazza Palazzo, una delle zone che sta diventando più attrattive, è durata 1 anno e mezzo, lavorando anche di domenica. Hanno deciso però di tornare oggi nel loro laboratorio di Scoppito. In centro forse tra 5-8 anni ci torneremo, scrivono. Una scelta oculata, raccontano, e non dettata da colpi di testa ma da sperimentazione sul campo. Il centro storico è il nostro primo amore, ovvio e notorio, tuttavia non funzionale alle esigenze operative della nostra attività. Un artigiano ha bisogno di essere sul posto dove produce opere e reddito, il suo habitat naturale deve essere dove dà il suo meglio, dove riesce ad esprimersi al top del potenziale. I due commercianti parlano di un centro in evoluzione e sviluppo, ma anche loro convengono come tanti sul fatto che ad oggi il centro storico e ancora per qualche anno sarà funzionale solo per le attività di intrattenimento e servizi, per avventure occasionali durante le belle giornate e gli eventi che pure ci sono e di qualità. Il problema dei parcheggi poi resta un problema enorme. Della stessa opinione è anche Roberto Grillo, presidente dell'associazione L'Aquila Centro Storico, che raccoglie attività produttive, residenti e liberi professionisti. Per Grillo il discorso è che si è creduto di poter far ripartire il centro attraverso i negozi, già con la vecchia amministrazione, un discorso anche giusto. Il problema d'oggi è che le persone che visitano il centro sono insufficienti per permettere al commerciante di sopravvivere, ma non solo per i numeri, anche per la mancanza di attitudine all'acquisto, spiega. Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore regionale di Confcommercio, Celso Cioni. Per lui mancano gli attrattori pubblici, gli uffici. Senza gli uffici, senza le scuole, senza i parcheggi, senza tutti questi pezzi del puzzle, il centro storico non potrà funzionare e non si potrà tornare ai numeri del presisma. 30.000 persone che durante la settimana circolavano per il centro.
Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con il turno infrasettimanale di Serie B. È stato un Pescara sottotono quello che è uscito battuto 2-1 ieri sera dal Vigorito di Benevento. È stato un gol di volta sugli sviluppi di un corner contestato dai biancazzurri a decidere il match in favore dei Sanniti, che peraltro hanno meritato la vittoria per le occasioni create e l'atteggiamento sin troppo prudente del Delfino. Non è bastata la 16ª rete in campionato del bomber Leonardo Mancuso. Il servizio. Sconfitta amara per il Pescara al Ciro Vigorito di Benevento con il 2-1 dei locali, segnato nel finale di gara su un angolo che probabilmente non c'era e che invece è stato assegnato dalla terna arbitrale. In campo il Benevento, per carità, ha meritato la vittoria, ma perdere in questo modo fa male, dopo che il Pescara era riuscito, nonostante i problemi, a rimettere sui binari della parità una gara molto complicata. In terra campana Pillon, nonostante gli impegni di campionato ravvicinati, fa poco turnover. Dopo la squalifica torna Balzano, che va a sinistra, con Ciofani a destra. Out Campagnaro con Gravione e Scognamiglio centrali. Fra i giallorossi l'ex Bucchi deve rinunciare allo squalificato in prote, all'infortunato Di Chiara. Tornano a disposizione Volta, Letizia e Antei con i primi due in campo ed il terzo in panchina. Buona cornice di pubblico sugli spalti con oltre 10.000 spettatori, fra cui 300 supporters biancazzurri. Al secondo minuto subito Benevento pericoloso con Insigne, che in area allarga troppo il compasso mettendo la sfera al lato. Gara veloce con le due squadre molto propositive e difese comunque attente. Al 20° si rivede la squadra di casa con Insigne che dai 20 metri mette al lato. Al 24° primo episodio importante della partita con Ciofani, che colpisce il pallone in area abruzzese con la mano e con il direttore di gara che con un attimo di ritardo indica il dischetto fra le proteste abruzzesi. Dagli 11 metri Coda mira l'angolino con la palla che però termina fuori. Festeggiano i biancazzurri con l'ex salernitano che si rammarica. Aumenta la pressione dei locali che attaccano a folate, anche se in modo spesso disordinato, e Insigne a creare i maggiori problemi alla difesa adriatica con tutti i pericoli o quasi che arrivano dalla parte destra, dove agisce proprio il giocatore napoletano. Al 41° si rivede così la squadra di casa con Letizia che con una conclusione a giro mette la palla di poco fuori misura. L'ultimissima parte di tempo vede però al 44° il gol di Coda su deviazione di Gravion, con la palla calciata dal giocatore Campano che si insacca alle spalle di Fiorillo che non può nulla. Con l'1-0 locale si chiude così il primo tempo. Nella ripresa al quinto buon aiuto di testa in sospetto fuorigioco mette il pallone sulla parte alta della traversa. Il Legno salva così la porta bianca-azzurra con la squadra di Pillon che cerca di reagire ma che tarda a concludere dalle parti del portiere Montipò. Il tecnico bianca-azzurro lancia nella mischia così Capone per Marras, non cambia però il modulo, ma non basta per cambiare l'inerzia di una partita che la squadra sannita sembra controllare senza grandi assilli. Ma in agguato c'è lui, Leonardo Mancuso, che al 23° di rapina in area beneventana dopo una sponda fa 1-1 toccando quota 16 nella classifica marcatori e rimettendo il Pescara così in partita. Il Benevento non ci sta e al 24° ci vuole tutta la bravura di Fiorillo, che dice no a Coda sul colpo di testa ravvicinato. Pillon decide poi di coprirsi con Campagnaro al posto di Monachello. Clamoroso poi al 36° però il palo di Coda con la palla che torna fra le braccia di Fiorillo. Il Pescara si salva, è passato lo spavento. Si ritira però troppo in difesa con il gol segnato dalla formazione di casa al 42° su angolo che probabilmente non c'era e con Volta che salta indisturbato di testa in mezzo ai difensori abruzzesi mettendo la palla alle spalle del portiere pescarese. Pillon protesta a ragione e viene allontanato dalla panchina poco prima della rete del difensore beneventano. Errore grossolano che il Delfino paga a caro prezzo e che costa la sconfitta nel catino del Vigorito. Il Pescara resta così fermo a 41 punti e domenica all'Adriatico arriverà lo Spezia. Calcio d'angolo che non c'era, fallo su Mancuso prima dell'angolo non rilevato. Episodi che fanno un po' rabbia. Sì, sono episodi decisivi che poi ti condannano a una situazione che potevamo rimediare. Però al di là di questo... Sì, è vero, l'arbitro in quel senso ha fatto di tutto per fargli calciare questo calcio d'angolo e questo non mi piace. Poi non può buttarmi fuori senza un motivo valido, perché io con lui non c'avevo niente e non mi è piaciuta questa cosa qui. E poi abbiamo perso una partita su un dettaglio, cioè la marcatura di Volta che... C'erano tre centrali in area eppure Volta è saltato quasi indisturbato. Sì. Avevamo messo appositamente anche una difesa a 5 per proteggere l'ampiezza del campo, per dare la possibilità nei cambi di campo che ci mettevano in difficoltà,
l'avevamo fatto bene, secondo me avevamo parlato tutte le loro situazioni e su un dettaglio, su una marcatura che non c'è stata, abbiamo preso il gol. Villon, però in generale abbiamo visto oggi un Pescara soprattutto nel primo tempo un po' passivo, un po' timoroso, e anche questa la sua impressione? Sì, è vero, non eravamo tosti, non eravamo aggressivi, sembrava che avessimo un po' di timore dell'avversario, questo non va bene. Nella seconda parte no, è stata un po' meglio, siamo riusciti a rimediare la partita, ma alla fine per un errore abbiamo perso la partita. Noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo e non aver timore di giocare quando c'è un avversario anche di livello, perché noi l'abbiamo sempre fatto, però stasera secondo me siamo mancati nei dettagli. Campagnaro in campo nel finale non era al 100%, altrimenti avrebbe giocato dall'inizio. Questo non vuol dire niente, dall'inizio o meno. Campagnaro l'ho usato perché in un momento ho messo a livello l'esperienza di un giocatore di questo tipo e soprattutto perché, cambiando sistema, cercando di coprire l'ampiezza loro che la sfruttavano, avevo messo lui e secondo me era una mossa giusta da quel momento di fare la partita. Ospite ieri sera della nostra trasmissione Pro Teramo, il vicepresidente del club biancorosso Ercole Cimini, ha voluto fare chiarezza in merito alle tante voci che in questi giorni stanno riguardando le trattative per l'allargamento della società. Vediamo. Penso che il presidente stia lavorando veramente tanto questo periodo per cercare di allargare la società e per farla diventare una società più forte e soprattutto più serena, ma vedo che di chiacchiere se ne fanno tante e di fatti se ne fanno pochi. Finora tanti incontri, finora tante belle chiacchierate, tante belle persone, però finché non si porta il nero sul bianco non posso dire nulla di certo. Certo che noi stiamo lavorando cercando di allargare questa società perché lo vuole e soprattutto perché ne ha bisogno. C'è il movimento giorno per giorno di tutte le persone o alcune persone che vogliono far parte di questa società prendendo delle quote, ma noi siamo anche disponibili che se arriva qualcuno e vuole prendere la società in toto, noi siamo disponibili anche a cedere totalmente la società. Chi vuole prendere il Teramo e firma bianco, nero su bianco, deve firmare, si deve assumere le sue responsabilità, perché questa è una cosa seria, perché qui quando ci sono le scadenze vanno portate a termine. Si parla alla luce del sole. Mio cugino si è presentato in sala stampa, prendo il Teramo, senza ripensamenti e con tanta decisione. Qui sicuramente qualcuno vuole entrare o non vuole entrare, ma qui c'è bisogno di entrare e firmare. Se uno si assume le responsabilità al 20%, sicuramente non può comandare, deve, certo, deve essere soltanto far parte del consiglio, sì, sì, e il consiglio decide. Ma prendere il 20%, il 10%, il 25%, comandare è una parola grande, certo, far parte di un consiglio di amministrazione. Noi cercheremo, se ci saremo ancora, di fare una società allargata, ma di fare una società allargata a persone che gli piacciono il gioco del calcio e che amano la Teramo Calcio. A chiacchieroni questa società non aprirà mai porte. Chiarissimo. Questo lo possiamo dire. E se noi lasciamo la Teramo Calcio, la lasceremo a persone che secondo un nostro punto di vista possono fare solo il bene del Teramo Calcio. E alle 18.30 il Teramo scende in campo per l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Viterbese. Non ci sarà un turnover amplissimo per Maurizi, con il giovane Celentano che potrebbe giocare dall'inizio sulla fascia destra, coppia d'attacco Zecca-Barbuti. Jacopo Forcella. Ottavi di Coppa Italia questo pomeriggio alle 18.30 per il Teramo in casa della Viterbese, con l'intento di tenere alta la concentrazione e magari anche di centrare la qualificazione contro la squadra del grande ex Diego Cenciarelli. Senza Altobelli, Armeno, Giorgi, Mantini e il lungo degente Speranza, ci sarà un'opportunità per il giovane Celentano sulla fascia destra. Zecca e Barbuti coppia d'attacco, Caidi al centro della difesa perché sarà squalificato domenica, e Spinozzi da interno con Proietti che ritroverà il campo dopo lo stop del giudice sportivo. Insomma, abbiamo esigenza di fare i conti con alcuni
alcuni calciatori che non stanno al meglio della condizione, quindi dobbiamo valutare bene questa sera dopo i dati e quelle che sono un po' la situazione di tutti, in modo tale da fare le scelte più serene possibili per poter fare una buona partita domani e per fare una buona partita domenica. Di certo la Coppa Italia non è l'obiettivo primario del diavolo, anche se arrivare lontano porta in dote l'accesso ai playoff. Chi vince stasera se la vedrà poi ai quarti col Pisa, e per questo Maurizio vuole vedere una squadra, la sua, che non perda l'attenzione e la cura viste a Ravenna. Non dobbiamo andare a fare una gita, ma vale come qualsiasi allenamento. Dobbiamo rimanere sempre concentrati sul nostro obiettivo. Ormai sappiamo che restano 10 partite di campionato più la Coppa Italia, e sappiamo che possiamo, che fare bene dipende da noi, e quindi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo. La Coppa Italia deve essere vista come un progresso nella crescita della squadra e proprio dell'autostima e dell'attenzione. E questa sera alle 20:30 al Fadini, semifinale di andata di Coppa Italia di Serie D tra Giulianova e ACR Messina. La partita di ritorno si disputerà allo stadio Franco Scoglio di Messina il prossimo 3 aprile. Tra i giugliesi saranno assenti il bomber Di Paolo e Balducci, entrambi infortunati, e lo squalificato Torelli. Sarà Barlafante a giocare al fianco del centravanti Tozzi Borsoi. Al completo il pacchetto difensivo giugliese. Tra i peloritani, allenati dal grande ex Oberdan Biagioni, l'unico indisponibile è l'ex Ternana Janse, probabile 4-3 nel trio d'attacco Ballottaggio Marzullo Tedesco, certi del posto Catalano e il capitano arcidiacono. Direzione di gara affidata a Matteo Centi della sezione di Viterbo. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto saranno disponibili a breve on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6.